Tutto bene, quel che finisce bene, 4-1 al Genoa, squadra che sembra molto concreta adesso, molto più concreta e che sta girando bene, solo in qualche circostanza un po' leziosa, si vede però che c'è la mano sua perché la squadra adesso sta diventando un po' feroce, soprattutto davanti. È così? Io sono contento soprattutto per l'atteggiamento con cui ci siamo presentati in campo, perché questa era una partita che un occhio superficiale poteva giudicare una partita facile da vincere, ma se uno aveva seguito gli eventi del Genoa nelle ultime settimane si rendeva velocemente conto che questa era una partita difficilissima. Per le condizioni mentali e fisiche degli avversari in questo momento, per il loro modo di giocare, è un modo di giocare che rende la partita difficile non a noi, a tutti. Quindi noi siamo stati molto, molto bravi nell'impatto con la partita, abbiamo accettato che loro facessero una partita sporca, senza innervosirci, e poi siamo stati lucidi nei momenti in cui andavamo in possesso a cercare invece di fare la nostra senza farsi coinvolgere. L'aspetto secondo me più positivo è questo. Mister, buonasera. Girone di ritorno con numeri veramente importanti da squadra, io dico anche tra le prime quattro, perché ovviamente nel girone di ritorno. Ecco, questa è la Lazio che Sarri ha ottenuto lavorando sul campo, cioè quanto c'è di suo sul campo di questa squadra e quanto pensa che questa squadra possa ancora dare. E poi una curiosità su Immobile, questi tre gol che spazzano un po' via quelle polemiche che erano state un po' in maniera superficiale fatta all'attaccante prima della partita con il Sassuolo. Guarda, per quanto riguarda la squadra, io penso e spero che ci siano ancora dei margini, ci siano ancora dei margini di crescita in questa squadra. Per quanto riguarda Immobile ha dei numeri talmente impressionanti che ormai quando segna non fa più notizia, fa notizia quando sta una partita senza segnare, e questo è l'attestato del grande bomber. Quindi cioè, non c'è da difenderlo. Io te l'ho sempre detto, secondo me era una polemica artefatta quella su Immobile, no, senza senso veramente. E il ragazzo risponde: oh sì, come sta facendo da anni, e ti fa dai 28 ai 38 gol all'anno, e quindi più bella risposta penso che non ci sia. Buon pomeriggio mister, complimenti per la partita. Rimango però ancora leggermente su Immobile, le chiedo, fa tre gol, supera Boniperti, continua a segnare in una maniera incredibile. Non pensa che la nazionale italiana, che insomma è fuori per la seconda volta dai mondiali, si sia presa un lusso di non disegnare una squadra intorno a lui o di non cercare uno schema che potesse favorire l'attaccante? Allora, io della nazionale italiana non voglio pensare niente, ci sono delle persone che ci pensano e sapranno loro quello che devono fare e quello che vogliono fare. Quindi, il calcio delle nazionali, fra l'altro, è un calcio che io seguo anche pochissimo, non saprei neanche sinceramente che dirti. E l'ultima invece le chiedo, lei ha speso sempre parole molto importanti per Patrick ed è un giocatore in scadenza di contratto. Penso a tanti altri giocatori che sono in scadenza di contratto con la Lazio, se ce n'è qualcuno in questo gruppo che sta facendo bene in questa seconda parte del campionato che Maurizio Sarri vorrebbe con lei la prossima stagione, penso non so, a Stracoscia, ecco, le chiedo un suo parere. Ma guarda, abbiamo cominciato a parlarne in questi giorni delle possibili evoluzioni della squadra nella prossima stagione, quindi sicuramente se ci sono dei giocatori che non hanno firmato per altre squadre saranno chiamati dalla società in maniera informativa in attesa se fargli o meno delle proposte, questo poi spetterà alla società, ma penso che molte di queste situazioni in scadenza siano in divenire, non siano ancora chiuse. Buonasera mister, due numeri. Il primo da Genoa-Lazio dell'andata, 30 punti in 15 partite, quindi una media di 2 punti a partita, una media da Champions League. 64 gol a un gol dal miglior attacco del campionato del Napoli. I margini che lei dice mancano per raggiungere il massimo, o meglio quello che lei ha in mente, porterebbero questa squadra dove? Noi andiamo a vedere di trovare questi margini.
Il primo è quello della continuità. È vero che negli ultimi tre mesi questa squadra di partite ne ha sbagliate molte meno rispetto ai primi tre mesi della stagione, però ancora qualche breakout si è vista. E quindi il primo obiettivo deve essere quello. Se te pensi a quelle 3-4 partite noi abbiamo toppato in maniera totale, cioè perse senza neanche giocarle, pensi ai 3-4 gol che abbiamo preso al 95esimo, ha già trovato tanti punti. E quindi il primo obiettivo deve essere quello. Prima di rapportarsi agli altri andiamo a vedere il nostro 100%. E poi quando siamo sicuri, ecco ora siamo al 100%, andiamo a vedere a che corrisponde in relazione agli altri. Facciamo l'ultima. Buon pomeriggio, c'è un piccolo torneo fra le quattro squadre in corsa per il quinto posto, la Lazio, la Roma e anche Fiorentina Atalanta che hanno una partita in meno. Come vede la volata e che valenza dobbiamo dare alla prima chiacchierata che ha fatto con la dirigenza mercoledì a Formento? La volata sinceramente mi piacerebbe fosse più lineare, cioè nel senso si sta parlando di due squadre a cui è stata rinviata una partita a inizio gennaio e siamo a metà aprile e ancora non si parla di giocarla. Cioè, poi o non si può trovare una data oppure se non è possibile trovarla allora non mi dite mi lamento quando dire il calendario infattibile. E questa è la dimostrazione totale, se non è possibile recuperare una partita in 4 mesi il calendario è infattibile. Oppure non si è voluto recuperare, questo no. Non lo so, certo è una situazione spiacevole per le squadre che devono recuperare la partita, ma è spiacevole per tutti perché hai sempre questa sensazione della classifica aleatoria. La chiacchierata, che valenza diamo alla prima chiacchierata che ho fatto con la Cosciente? Introduttiva. Grazie.